Ciao turisti, oggi andremo alla scoperta di un luogo magnifico e misterioso di Napoli, la Cappella San Severo. In occasione dei suoi 250 anni, oggi voglio celebrare con voi la cappella della Chiesa di Santa Maria della Pietà, una cappella sconsacrata. Prima di vedere in modo dettagliato le caratteristiche di questo luogo misterioso, facciamo un piccolo accenno sul committente delle opere d'arte che troviamo nella cappella, Raimondo di Sangro. Raimondo di Sangro, conosciuto come il principe di San Severo, è stato non solo un importante nobile italiano, ma è stato anche un esoterista, anatomista, alchimista, mecenate, accademico italiano ed originale esponente dell'illuminismo europeo. L'attività del principe è ancora oggi avvolta dal mistero. Data questa breve descrizione possiamo comprendere quanto la cappella sia misteriosa, ma scopriamola assieme. La Cappella del Principe di San Severo è tra i più importanti musei di Napoli, situata nel centro storico e vicina al Palazzo della Famiglia dei Principi di San Severo. All'interno della cappella troviamo importanti capolavori, primo tra tutti il Cristo velato di Giuseppe San Martino, conosciuto a livello mondiale per il suo velo marmoreo che si adagia sul corpo del Cristo morto, facendo sì che sembri un vero e proprio velo. Ammirata da grandi artisti come Antonio Canova, si pensa addirittura che per realizzare il suo velo sia stato usato un espediente alchemico creato stesso dal principe di San Severo. Nel lato sulla sinistra, prima dell'altare, abbiamo Pudicizia di Antonio Corradini, dedicata alla madre di Raimondo di Sangro. La statua, molto probabilmente, è un'allegoria alla sapienza e rappresenta una donna coperta da un velo semitrasparente, cinta in vita da una ghirlanda di rose. Parallelamente a destra troviamo invece Disinganno, creata da Francesco Queirolo e dedicata ad Antonio di Sangro, il padre del principe, e che raffigura un uomo che si libera da una rete, simboleggiante il peccato da cui è oppresso. Queste ultime due opere sono due delle statue della virtù. Nella cappella troviamo anche altre opere di estrema bellezza, ma queste tre di cui abbiamo parlato sono le più importanti. Ma abbiamo anche le macchine anatomiche di Raimondo di Sangro. Si tratta di due scheletri di un uomo e una donna, con una dettagliata riproduzione del sistema circolatorio, che fino a poco tempo fa si riteneva fosse un vero e proprio apparato circolatorio. Questa credenza era dovuta anche alla fama di alchimista di Raimondo di Sangro. Oggi invece si afferma che sia una riproduzione effettuata con diversi materiali, fil di ferro, coloranti e cera d'api. Invece gli scheletri teschi sono vere ossa umane. Sapete che, secondo una leggenda napoletana, se sei uno studente universitario devi evitare assolutamente la visita nella Cappella di San Severo prima di un esame, sempre se ci tieni a laurearti. Si dice inoltre che andando in determinate chiese si può sciogliere la maledizione. Molte sono le leggende attorno alla Cappella San Severo. Tu ne conosci qualcuna? Hai avuto modo di visitare la cappella? Se vuoi, scrivilo nei commenti. Inoltre, se ti va, seguimi sulle varie pagine social per altri contenuti. Mi trovi su Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest e YouTube. Inoltre, in descrizione troverai il link per il mio sito web. Non perderti il mio prossimo video, con il quale scopriremo insieme la mia città.